Nel precedente video, il cui link riportiamo in descrizione, abbiamo visto come aiutare dal punto di vista nutrizionale un gattino orfanello e le caratteristiche di alcuni latti artificiali liquidi messi a confronto con il latte di vacca che solitamente si trova nelle nostre case. È importante ribadire quanto sia importante evitare di utilizzare il latte vaccino o di capra o del latte preparato homemade quando si porta a casa un gattino di poche settimane. Infatti, il latte di gatta è un latte particolarmente ricco di proteine e grassi, ma con una minor concentrazione di lattosio rispetto a quello di vacca. Come per i latti liquidi per gattini, anche per quelli in polvere esistono svariate aziende produttrici, ma non tutti i latti in polvere sono nutrizionalmente adeguati e simili al latte materno. Quindi, anche per la scelta di un latte in polvere, come abbiamo già visto per quelli liquidi, è necessario leggere con attenzione la composizione analitica del prodotto, paragonandola con i valori del latte di gatta. Se si decide di utilizzare un latte in polvere per gattini da ricostituire, per poter paragonare i valori di questo latte con i contenuti nutrizionali su sostanza secca del latte di gatta, sarà opportuno convertire i valori presenti sull'etichetta in sostanza secca. Per farlo, bisogna prendere i valori presenti, moltiplicarli per 100 e dividere per 100 meno l'umidità. Se ad esempio un latte in polvere contiene il 28% di proteine e un'umidità del 3%, le proteine sulla sostanza secca saranno 28 per 100 diviso 97, ossia 28,8. Nella pratica, avendo le polvere una percentuale di umidità molto bassa, si può fare un confronto approssimativo direttamente tra le percentuali presenti in etichetta e quelle della sostanza secca del latte di gatta, che riportiamo in questa tabella. Nel caso in cui si decida di utilizzare un latte artificiale in polvere, è necessario, per essere sicuri di coprire i fabbisogni nutrizionali del gattino, seguire scrupolosamente le indicazioni aziendali sul metodo di ricostituzione. Inoltre è sempre buona norma controllare che il latte artificiale contenga adeguate concentrazioni di taurina, poiché questo amminoacido rientra tra quelli essenziali per il gatto.